Buongiorno e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, sto miscelando i due tipi di farina che andrò a mettere in autolisi. Ho usato una semola rimacinata pugliese e la farina zero del mulino cipolla. Allora, andrò a fare questa schiacciata che è una sorta di ciabatta, diciamo un pane basso. E ho preso spunto da una ricetta che ho visto in TV, che ha seguito Fulvio Marino, anche se ho cambiato delle cose perché sto usando naturalmente il lievito madre. Quindi con il lievito madre, anche chi mi chiede se può usare il lievito di birra, cambiano i tempi di lievitazione, il procedimento cambia un pochino, insomma. Bene, allora copro e lascio in autolisi 30-40 minuti. Passato il tempo, continuo a mettere l'acqua che è rimasta e aggiungo il mio lievito madre a pezzettini. Ok, in questo caso sto usando un lievito madre solido. Se volete potete mettere i ligoli, magari togliendo all'incirca 10 grammi di acqua, potete mettere 90, 80, 90 grammi di ligoli. Poi con l'acqua comunque ci regoliamo, vedete io ne metto un po' per volta, è quasi finita, vediamo se mi serve tutta, la metto, altrimenti o viceversa se ce ne vuole un altro goccino non è un problema, insomma. E metto anche il sale una volta che ho inserito bene il lievito madre e impastato, aggiungo il sale e continuo ad impastare così con le mani. E naturalmente, se volete, potete usare la planetaria. Ecco qua, mettiamo un altro goccino. Penso che ci voglia tutta, quindi alla fine ho messo 370 grammi di acqua, che è un'idratazione superiore al 70%. Ecco qua. Adesso io ho fatto riposare un pochino l'impasto mezz'ora, ci faccio un giretto di pieghe così e lo faccio riposare ancora. Sul fondo della ciotola ho messo un goccino di olio. Ecco qua. Faccio riposare ancora almeno un'ora. Passato il tempo, eccolo qua, vedete, sta diventando setoso. Faccio un altro bel giretto di pieghe. Ok. Sto facendo questo impasto in mattinata per cuocere poi la sera, tutto a temperatura ambiente. Allora, copro e lascio lievitare. Però poi riprendo l'impasto, passate all'incirca 2 ore, lo riprendo un attimino e faccio queste pieghe così. Poi naturalmente ricopro tutto e lascio lievitare. Aspetto che lieviti per benino, ci vorranno all'incirca 3-4 ore, poi dipende, come sapete, dalle temperature. Ecco qua, in tutto sono passate 4 ore da quando ho lasciato l'impasto a lievitare. E quindi ora procedo, ho messo un po' di semola sulla mia tavola e ci giro l'impasto, ho messo parecchia semola. Allora, non lo lavoriamo molto, quindi appena che lo giro un pochino così, gli do una sorta di preforma. Eccolo qua, e lo copro, metto un po' di semola, lo copro con un telo, con un canevaccio e lo lascio mezz'ora, un'ora, vediamo. Allora, passato il tempo, adesso preparo il telo dentro una teglia. Una delle teglie del forno dove ci sono i bordi, così si tiene un pochino.
Adesso decidiamo di metterlo direttamente senza piegare. Io lo piego leggermente così, gli do quindi una forma, anche se nella ricetta che ho visto non andava toccato. Decidete voi se farlo. Io gli ho dato questa forma. Quindi metto dentro il telo insemolato e avvicino al bordo, aspettate, ecco, sistemo meglio, e schiaccio leggermente in questo modo, perché comunque è una schiacciata, deve venire basso, diciamo, un filone molto basso. Ci metto il cestino, così si tiene un pochino, e lo lascio lievitare. Allora, qui sono passate all'incirca 3 ore. Guardate, i tempi di lievitazione, ora sta facendo molto freddo, quindi si allungano. Valutateli in base alle temperature che avete in casa e le temperature della stagione, quindi non prendete mai alla lettera i tempi di lievitazione, bisogna controllare ad occhio. Mi preparo la pala, accendo il forno a 240 gradi o 250 e poi abbassate subito a 240 e poi, quando il forno è caldo, faccio rotolare questo filone sulla carta forno. Ecco qua, giro, ecco. Non vanno effettuati tagli, non ci vanno i tagli assolutamente, al limite un'altra schiacciatina leggera, leggera proprio, ecco così. E poi è pronto da infornare. Il mio forno ha la funzione vapore, quindi ho messo 2 spruzzi di vapore all'inizio. Sicuramente è statico, io metto la funzione automatica, ma è statico, di regola è statico, quindi statico con 2 spruzzi di vapore. Ecco qua. Forse se abbassavo un pochino di più, perché si sta comunque alzando, vedete, un pochino, non molto, rimarrà sempre basso. Sì, magari una schiacciatina di più se lo volete proprio basso, perché a questo punto il mio diventa una sorta di ciabatta, quindi doveva venire un pochino più basso. Però è molto bello, vedete, adesso vediamo a fine cottura. Il forno l'ho abbassato gradualmente a 220 fino a 200 e alla fine a spiffero. Eccolo qua. Adesso aspetto un pochino che si raffreddi e poi vado a tagliare la fetta. Diciamo che non è venuto proprio schiacciato, però non fa niente, ho voluto fare lo stesso video per farvelo vedere. Bene, l'ho fatto raffreddare un pochino e poi vado a tagliarlo per vedere l'interno. Beh, va bene, dai, è venuto bene. È bello dentro. Peccato che abbiamo già cenato, altrimenti. Qui un bel paninozzo farcito con pomodoro, insalata, qualcosa un po' di affettato, sarebbe andato benissimo. Bene, amici, io vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il video e a lasciare un like, come al solito, a commentare e se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Ciao, ci vediamo al prossimo video.